Chi siete? La signorina vuole che apro gli scuri. Chi siete? Parlate. Rosa, lustrissima. E che cosa fate qui? La nutrice l'ha mandato di fare la camera, di preparare anche il bagno, di aiutarla a vestirsi, tutto quello che la vuole. Insomma, far servirla. E chi vi ha mandata? La signora Alta, col mantello. Ma me? Mia madre. E dove l'avete incontrata? Allez, parlez, ditemi. Io non so niente. Lavoro, obbedisco e taso. Vuoi pettinarsi? Voi. Datemi del voi come si conviene. Voi chi? Io. Ela. Voi. Mi. Oddio. Una serva incolta anche. Se non fossi incolta non farei la serva. La mi scuso ma mi confondo. Vola che la pettino voi. No. E non statemi così vicina. Gordi e non lasciarla sola a voi. Gli ordini li do io. Andate a cercare Piera. Puttana, che carattere. Ma se la cosa deve farmi far sangue amaro, mi la se sbaglia, la francese, in culo, lei suo mare. Non me lo porteranno via, nessuno gli farà del male. Mi! Mi, da copartelo! Mi disgraziata! E se non lo fa solo io, lo farà qualcun altro, Cornelia! No! Sì, invece! Lei è un bastardo, Cornelia! Un bastardo! Rosa, senti Rosa, diremo che il mio è morto e tu ne hai avuti due. Ti prego, Rosa, fallo per me. Prendi il mio bambino e invece di ucciderlo, amalo come se fosse tuo. Ti prego. Non si può. Non si può più far niente. Di toccare i genitori. Il Belvedere, il Putin morto. E allora uccidilo. 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 Uccidilo, fallo qui davanti a me. Uccidilo! Uccidilo. Poverina. Bella Sarara. Venivo al mondo per sbaglio. Bambina santa. Un'altra serva. Un'altra puttana. Ma cosa contro altre donne in sto mondo di merda? Vado a farlo. Sì. Per amore. Senti. Senti come ti strinse la tua mamma. Angelo mio. Così. Per sempre.